Il mio progetto è stato realizzato per una media company tedesca della Germania del Nord che fattura circa 300 milioni, 1500 dipendenti e più di 9 milioni di visite uniche mensili. Questa società ha fatto un'operazione di M&A molto importante in cui ha consolidato 50 quotidiani locali, volendo tirar fuori delle sinergie, dato che le notizie, almeno a livello locale, sono sempre le stesse. Per poter fare questo, la scelta non poteva che ricadere su sistemi a microservizi, quindi che fossero affidabili e che avessero anche integrate le funzionalità di CI/CD. E che avessero anche delle garanzie da un punto di vista di RPO ed RTO. La scelta architetturale non poteva che ricadere su un'infrastruttura Kubernetes, ma invece di ospitarla in casa o presso un hyperscaler, il cliente ha deciso di rivolgersi ad un ambiente private cloud come quello di WIT. WIT in Germania è un centro di eccellenza a Stralsund, al confine con la Danimarca, che ha proprio queste caratteristiche. Abbiamo infatti costruito per il cliente un ambiente Kubernetes privato con elevatissimi standard di scalabilità, sicurezza e anche di servizio, quindi con dei livelli di servizio che arrivano fino a 15 minuti di intervento per un fault grave verso il cliente finale. Per me i tre elementi principali e innovativi del progetto sono il fatto di avere un ambiente Kubernetes a servizio completamente costruito su macchine bare metal e senza l'utilizzo di virtualizzatori, la possibilità di distribuire il carico tra data center privati, tedeschi ed italiani, sempre di proprietà di WIT e con una rete dedicata con un massimo livello di sicurezza e resilienza. E poi infine avere la possibilità di avere questi ambienti Kubernetes in una modalità full managed, dalla disponibilità dei container alle pipeline di CI/CD, alla possibilità di avere gli ambienti anche backupati e disaster recovery.